Ok ragazzi, andiamo con un altro gameplay, sempre sulla demo di PES 2019, giustamente cambierò squadra come ho promesso, perché non è che posso prendere sempre il Barcellona, quindi ora prenderò il Milan, anche se c'è un mezzo uomo in squadra di nome Bonucci, però a me mi interessa di quello che farà in campo e non quello che è, insomma, ok? Perché ragazzi, veramente... Viene al Milan, arriva alla Juve perché tanto, diciamo la verità ragazzi, lui è tornato alla Juventus solo perché ha visto che è arrivato CR7. Parliamoci chiaro, non diciamo stronzate. Ok, comunque non mi interessa, inizi, questo qui è un gioco, troviamo un avversario e poi penseremo al resto, ok? Perfetto. Troviamo l'avversario, su. Io prenderò il Milan... Lui non so che squadra prenderà, però io prenderò il Milan, ragazzi. Io prenderò sicuramente il Milan. Tum tum tum. Vediamo un po'. Io sicuramente prenderò il Milan per questa partita, se mi trovo l'avversario, perché se non mi trova l'avversario, non prenderò nessuna squadra io e nessuna squadra l'avversario, visto che non me lo trova, però... Ripeto, siamo ancora in una fase di demo, uscita da poco, quindi ci può stare che comunque non trova subito gli avversari. Allora, vediamo un po'. Non ce la fa, eh. E vi dico che sto collegato con il cavo Ethernet, ragazzi. Ok, l'ha trovato, ok. Va bene, va bene. Vediamo un po' che squadra prenderà lui. Io il Milan l'ho detto, poi lui non lo so. Lui non lo so. La Francia, tutti la Francia, ragazzi. Vabbè, poi la proverò anch'io la Francia senza problemi. Allora, schema di gioco. Maremma, Kalinic. Lasciamo stare. Comunque, stavo dicendo. Bonucci, Romagnoli, giustamente. Ragazzi, ve lo dico, metto Cutrone come punta. O Andre Silva, no vabbè dai. Allora, sistemo un attimo la formazione. Ai. E ragazzi, io qui sono costretto a cambiare. Che devo fare? Almeno è quello che sta un po' meglio di tutti, diciamo. Un attimo solo, 4-3-3 predefinito, ma sapete che io gioco con questo. Perfetto, ok, come sempre non farò in tempo a fare la formazione, ma poi questi qui sono dettagli che il resto non ci interessa, eh? Ok, abbiamo anche Suso lì, ragazzi, insomma. Ok, e iniziamo questa partita, vai, iniziamola, vai. Ah, io credevo che sarei, che ero quello che ci metteva più tempo, invece quello che ci mette più tempo è il mio avversario, ma va bene così. Io mi stavo mettendo fretta, però vabbè, va bene così, ragazzi, va benissimo così, possiamo iniziare con questo secondo gameplay della demo di PES 2019. Spero che siete contenti del lavoro che sto facendo, insomma, sul mio canale, perché vi sto portando anche comunque la demo, ma è giusto che vi porto la demo, ragazzi, ci mancherebbe. Boh, è pro contro la Francia, però io cerco di giocarmela lì con Cutrone e compagnia bella, eh. Calmi tutti. Donnarumma, ragazzi. No, Donnarumma è quello. Quello è Donnarumma.
Allora, vediamo un po'. E là, calmi tutti. Cos'è? Cosa succede? Ok. Ho messo Cutrone io in attacco, lo dico come punta, poi Kalinic magari nel secondo tempo. Ho fatto il primo tiro in porta, ragazzi, non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Sto giocando meglio con il Milan che con il Barcellona. Va bene, ma va bene così. Va benissimo così, ragazzi. Vabbè che anche non è lo stesso avversario che avevo prima, quindi magari potrebbe essere lui che... Comunque va bene così, vai. Allora, scusi, mi ridai la palla per favore, no? Perché avevo io la palla e sinceramente la rivorrei anche di prepotenza, se non ti dispiace. Se non ti dispiace, comunque. Maremma, lì l'ho vista brutta, ragazzi. L'ho vista veramente brutta lì, eh. Altro che, l'ho vista bruttissima la situazione, ma va bene così. Ma va benissimo così. Che fa? Ora vuole attaccare lui l'avversario. Non ho ben capito questa situazione. Sapevo io. Lo sapevo. Vabbè, Milan contro la Francia. Ci mancherebbe. Ecco Donnarumma che si impegna lì, ragazzi, si sta impegnando, non molto però. Se vabbè. Come l'ha battuto il calcio d'angolo questo, no? Ditemi un attimino. Maremma. Maremma, ragazzi, qui. Ma scherziamo, dai, dai, su. Riprendiamo palla, ragazzi. Cerchiamo di far bella figura. Cerchiamo. Devo provarla anch'io la Francia, vi dico la verità, devo provarla, sì. Che fallo. Almeno vedo anche che qui gli arbitri fischiano, almeno. Almeno fischiano gli arbitri, una cosa molto positiva questa. È una cosa molto positiva. Sono un attimo concentrato, ragazzi, non è che non parlo perché sono concentrato, tranquilli. Maremma, tolgono tutte le palle questi. Tutte le riprendono qui le palle, ragazzi, Non me ne lasciano giocare una bene, come vorrei io, vabbè. Ma dai, su, basta con queste scivolate, questi falli della Maremma Maiala, su. Non riesco a... vabbè.
Comunque ragazzi, 1-0 contro la Francia è per il momento è buona come cosa, direi, perché sto mantenendo bene per il momento, Vabbè, se si continua così, secondo me questo qui entro fine partita un cartellino giallo lo prende. Se continua in questo modo, un cartellino giallo questo qui lo porta tranquillamente a casa, Senza ombra di dubbio. Vediamo se i colpi di testa funzionano anche su questo PES, va. Vediamo se funzionano anche su questo PES, ragazzi. Allora, vai. Recupero palloni, però poi li perdo subito, quindi vabbè. Quindi va bene, insomma. Va bene, insomma. Non potevi andare un pochettino avanti, no. Non potevi fare due passi, poi tiravamo con tranquillità, Da lì non possiamo dar problemi al portiere della Francia, vabbè però. La vincerò una partita, ragazzi, voi che dite? La vincerò? Sinceramente, una che non ho registrato l'ho vinta 2-1, però io avevo il Barcellona, l'altro utente il Milan, perché non è che registro tutte le partite, ragazzi, non è che stiamo facendo la scalata in divisione 1 già, quindi è ancora presto, devo uscire di gioco, quindi tranquilli, vabbè, vai. Vabbè, vai con Montolivo, ragazzi, aspettate. Vai con Montolivo. Nulla, Ok, riprendiamo subito a giocare, vai. Maremma, non si può far così, non si può, ragazzi, ma come si fa? Ma come si fa? Due partite, non riesco a fare un gol, ma dai. Dai, mettiamo Kalinic, vai, proviamolo. Proviamo Kalinic. Piccola sostituzione qui, ragazzi, tranquilli. Ah, non posso mettere in pausa, vabbè. E andiamo, ragazzi, andiamo. E si pareggia. Ok, allora, vediamo un attimino. Proviamo Kalinic. Proviamo Kalinic, ragazzi.
là là, vediamo un po' qui. Vabbè, che passaggio che ho fatto, ragazzi. Che azione che stavo per costruire. Vabbè, poi non è andata, ma va bene così. Sono dettagli, non vi preoccupate, sono dettagli. Là, vediamo un po'. Te pareva che non sbagliava, te pareva. Vabbè, io sbaglio, ma anche lui non scherza tanto, ragazzi. Io sbaglio, ma anche lui non scherza tanto, eh. Anche lui non scherza tanto, vabbè. Maremma, ma come si fa? Ma come si fa, ragazzi? Ma ditemelo voi. Basta con questi falli, basta. Basta con questi falli, Maremma. Ho detto che un cartellino giallo lo portava a casa questo, ma lo sapevo io. Lo sapevo io. Ragazzi, questo gioco, questo PES veramente mi piace, ve lo dico, veramente mi piace. Veramente mi piace. Vabbè, almeno ho pareggiato, dai, non ho perso. Ho tenuto testa con il mio Milan, ma queste qui sono ancora partite di prova, di riscaldamento, diciamo, quindi va bene così. Allora ragazzi, il vostro Diablotex vi saluta, qui per il momento non ho contratti da rinnovare. Ciao a tutti, spero che questo gameplay vi sia piaciuto e appuntamento con i prossimi video, perché ne arriveranno altri. Ciao a tutti ragazzacci, alla prossima, un saluto dal vostro Diablotex, ciao!